Ciao a tutti e bentornati a Robe da Capo. Oggi vi parlerò del perché gli uccelli volano e l'uomo no. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, ma soprattutto perché ancora non l'avete fatto. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. Condividete per poter diffondere perle di saggezza. E soprattutto rimanete fino alla fine perché ci sarà un piccolo quiz tutto per voi. A tra poco. Buona visione. Fin dall'antichità, dalla preistoria, quando l'uomo primitivo alzò lo sguardo al cielo e ricevette una cacata di piccione in faccia, l'uomo ha desiderato volare più in alto del piccione per poter poi cagargli in faccia. Vabbè, in realtà non è che sia andato proprio così, però il desiderio dell'uomo di volare è molto antico, tanto da far nascere leggende e miti. Dedalo e Icaro, o Hermes con le sue ciabatte alate, o erro sandali, vabbè, sempre calzature sono, o gli angeli. Volare ha suscitato anche l'interesse di tantissimi scienziati e studiosi, a partire dal più famoso forse, Leonardo da Vinci, con i suoi studi sul volo. Ma l'uomo è riuscito ad andare anche oltre il cielo, arrivando nello spazio, ma sempre utilizzando dei mezzi. Perché quindi l'uomo non può volare con le proprie forze? Perché non può spiccare il volo partendo da terra agitando solamente le braccia? Ovviamente la risposta più ovvia è: non c'ha le ali. E allora gli struzzi, l'emu, il kiwi, l'uccello chi? Questi non volano? Sono svogliati? E il pinguino ha le ali, ma preferisce farsi una bella nuotata, dice chi me lo fa fare, l'uccello è tanto occupato poi con tutte queste scie chimiche, meglio farsi una bella nuotata. Continuate a vedere questo video e scopriremo insieme i mezzi che la selezione naturale ha dato agli uccelli per poter volare. Partiamo subito, senza troppi giri di parole, con questi mezzi che la natura ha dato agli uccelli. Le ali. Le ali sono tra i mezzi che gli uccelli hanno per volare. Voi starete dicendo: ma come? Prima la storia dell'emu, del kiwi, e mo ci viene a dire che le ali servono per volare? Prima ci dici, ci fai capire, no? Io non ho mai detto questa cosa qua, controllate. In realtà le ali sono fondamentali per volare, ma non sono sufficienti. La forma delle ali, la loro grandezza, determina più che altro il modo di volare. Quindi non voglio soffermarmi molto sulle ali, dato che bene o male le conosciamo tutti quanti. Le penne. Insieme alle ali occorrono le penne, come questa, una semplice penna. Questa è di gallina, che non è un ottimo volatore, però il concetto è lo stesso. Il rapporto leggerezza e resistenza, pensate, non è stato ancora raggiunto dalla NASA. È una conformazione molto resistente, determina una certa resistenza all'aria. È un po' come quando andate in macchina, tirate fuori il braccio e lo mandate indietro e poi ritornate, no? Quella era la resistenza all'aria, l'abbiamo fatto tutti. Stessa cosa funziona con la penna. Questa resistenza che viene data da questi filamenti, che vedete, che prendono il nome di barbe. Queste qua giù sotto invece sono le barbule. Queste barbe sono unite tra loro da degli uncini che ricordano molto il velcro, i muscoli pettorali. Gli uccelli possono essere suddivisi in due categorie: i carenati, che sono la maggior parte, e i ratiti. Questa divisione si ha in base alla conformazione delle ossa dello sterno. Infatti, nei carenati si ha uno sterno più o meno di queste conformazioni. Prende nome di carenati perché ricorda molto le carene delle navi. In questa parte delle ossa c'è il muscolo pettorale che ha la potenza tale per far volare gli uccelli. I ratiti invece hanno uno sterno, potremmo dire, ecco, piatto in questa maniera, come gli struzzi appunto, e su di esso non si ha una massa muscolare ben sviluppata. Tant'è vero, se qualcuno ha avuto la possibilità di andare a mangiare carne di struzzo, avrà visto che di petto non c'è nulla. Ora, so cosa state dicendo: ma allora Schwarzenegger, quando era Mister Olympia con quei muscoli, quello poteva volare? No, perché ci sono, non c'ha le ali, ok? Però se Schwarzenegger vi dà uno schiaffo, vi fa volare. Lo scopo l'avete raggiunto, diciamo che comunque è sempre un mezzo. Le ossa pneumatiche. Gli uccelli hanno delle ossa che prendono il nome di ossa pneumatiche, ovvero sono formate da due tavolati ossei e delle trabecole all'interno che le uniscono, in cui all'interno passa dell'aria.
semplice acqua. Questo fa sì che queste ossa siano più leggere e quindi l'uccello che voi prendete, vedete bello grosso, alla fine è molto leggero. Sono chiamate ossa pneumatiche appunto da come i pneumatici sanno indicare la presenza di aria. La cosa negativa è che queste ossa non sono irrorate abbondantemente da sangue e quindi le fratture non possono essere rimarginate. Altra caratteristica delle ossa degli uccelli è che molte di esse sono fuse tra loro. Questo determina un minor numero di ossa e soprattutto una maggiore resistenza delle ossa, quindi sono meno soggette a vibrazioni o a spostamenti. Questo per il volo è molto importante. Sacchi aerei. Dopo tutto questo abbiamo un'altra caratteristica importante per gli uccelli che non è direttamente collegata con il volo, bensì con la respirazione. Come abbiamo visto, le ossa degli uccelli sono fuse e hanno poca mobilità. Questo si ripercuote negativamente anche all'altezza dello sterno. Se voi fate una forte respirazione, vedete che la cassa toracica si ingrandisce e si restringe. Negli uccelli ciò non è possibile e durante il volo gli uccelli hanno bisogno di respirare moltissimo. Per questo motivo la selezione naturale ha disposto per gli uccelli la possibilità di avere dei sacchi, chiamati appunto aerei, che potremmo dire dei prolungamenti dei polmoni, e sono solitamente 9 e si trovano 2 all'altezza delle vertebre cervicali lateralmente alla trachea, uno enorme a livello della clavicola che si protrae all'interno degli omeri. Poi ne abbiamo 4, 2 per lato a livello toracico e infine ne abbiamo altri 2 a livello addominale, messe tra gli organi addominali. Come ho già detto, questi sacchi aerei non sono direttamente collegati con il volo, ma fanno sì che l'uccello sia ancora più leggero. Tra le ultime cose possiamo parlare anche dal fatto che gli uccelli hanno una conformazione esterna che si presta molto al volo, essendo molto aerodinamici, avendo la selezione eliminato tutto ciò che poteva creare attrito, come ad esempio le orecchie. Gli uccelli, come avete visto, non hanno le orecchie esterne come noi. Io ad esempio non avrei mai potuto volare, comunque avrei avuto molte difficoltà a volare. Le zampe che si ritraggono, tipo i carrelli degli aerei. Con questo abbiamo terminato di elencare i mezzi principali che servono per il volo. E no, Schwarzenegger non può volare. Sì, sono sicuro che Schwarzenegger, basta chiederlo, neanche Diletta Leotta, quelli sono pettorali più per il galleggiamento che per il volo. Alla prossima!